Allora, benvenuti a questa diretta di Casa La Terza. Oggi ci collegheremo con Simona Colarizzi, che è una storica dell'Italia e dell'Europa contemporanea, è molto versatile e si è occupata di molte cose. È principalmente una storica politica, ma ha allargato il campo anche alla storia culturale e sociale del paese e dell'Europa. Il suo ultimo libro è Un paese in movimento, che è uscito con noi a ottobre 2019 e che parla degli anni 70, rivalutando questi anni non solo come anni di terrorismo e stragismo, ma anche come anni di grandi riforme, movimenti collettivi e di speranze. Ora aspettiamo che si colleghi. È anche una delle autrici che ha collaborato con la casa editrice per più a lungo. Allora, vediamo se ci raggiunge. Nel frattempo vi preannuncio gli appuntamenti di domani e dopodomani. E domani avremo lo scrittore e giornalista Alessandro Marzomagno che si occuperà, parlerà insieme alla nostra editor Lia di Trapani, che avete già visto, di Venezia, che è stata la prima città a sperimentare la quarantena, quindi sarà interessante. E dopodomani invece avremo Alessandro La Terza che parlerà con Salvatore Rossi, presidente di Telecom, e commenteranno la situazione economica in cui ci troviamo e ci troveremo. Vediamo se riusciamo a connetterci. Con Simona. Scusate l'attesa. Questo è il bello delle dirette, che funziona sempre tutto, poi quando si va finalmente in diretta non funziona più nulla, ma ce la faremo. Nel frattempo vi preannuncio il risultato del sondaggio di oggi, che era sul cambiamento dei valori. Sul fatto che questa situazione, questa crisi possa portare a un cambiamento di valori nella società italiana, ma anche nella società globale. E la maggior parte in realtà è stata molto divisa la risposta, mi pare che sia quasi metà in metà. Quando ho controllato l'ultima volta c'era una lieve maggioranza per il sì, ma più o meno eravamo a metà. Vediamo se riusciamo a connetterci. Scusatemi per l'attesa. Vediamo se magari sì, magari proviamo a chiamarla. Nel frattempo ne approfitto per darvi dei consigli di lettura. Sicuramente quelli di Simona saranno più interessanti dei miei, ma io vi consiglio due libri. Uno è un libro che mi ha personalmente molto aiutata in un momento, insomma, un po' difficile, si chiama L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, che è uscito con Einaudi, ed è un libro sulla libertà, soprattutto sulla libertà femminile, sulla conquista della. Simona chiede cosa deve Eccoci. fare per chiamare o cosa deve Allora, fare. lei vede la diretta? Tu vedi la diretta? Scusateci, vediamo se. Sei sulla diretta? Ok. Ok. Adesso cosa deve fare? Io le invio la richiesta, Adesso lei lei ti dovrebbe manda la accettarla. richiesta e tu la devi accettare.
Vedi, aspetta, dimmelo in diretta se la vedi. Ma tu sei sul cellulare in cui stai Sono a parlando? telefono con Simona, vediamo se... Ah, ok. Allora, lei adesso ti manda la richiesta, tu la accetti. Ok? Ciao, ciao, ciao. Adesso dovrebbe arrivare. Vediamo se riusciamo, altrimenti magari riavviamo la diretta, ma speriamo di no. E nel frattempo vi consiglio anche un altro libro che si chiama Possiamo salvare il mondo prima di cena, di Jonathan Safran Foer, uscito con Wanda. E invece è un libro, un saggio, parla di cosa possiamo fare ciascuno di noi, sostenendo la tesi che contano anche le azioni individuali per aiutare, diciamo, a migliorare il rapporto dell'uomo con il pianeta. In particolare si concentra su, appunto, che cosa possiamo fare a cena, quindi, diciamo, nel nostro quotidiano, nelle nostre abitudini alimentari, per la questione ambientale. L'ho trovato un libro molto chiaro, molto ben scritto e, insomma, con dei dati molto interessanti. Credo che in questo momento sia importante capire che cosa possiamo fare, qual è la nostra responsabilità, insomma, in quanto genere umano. Vediamo se riusciamo a collegarci con Simona. Andiamo a richiamarla, magari la guido io. Simona, sì, sono io. Antonia, io... Ok. Ok, quindi diciamo sei sulla diretta ma non riesci a non ti appare la richiesta di partire. Non vedi, quindi hai aperto il video ma non ci vedi? Non mi vedi? No, e allora non sei sulla diretta. Tu sei sul... E allora no, sei dentro la telecamera ma non in diretta. Sei sul profilo degli editori... Allora esci da dove sei e prova ad andare sul profilo Editori La Terza. Scusatemi. Vediamo se riusciamo. Altrimenti riavviamo la diretta. Intanto, se avete domande per Simona e volete cominciare a scriverle, io poi ne prendo nota. Allora. Tempo vi faccio vedere il suo libro, ne approfitto. Questo è il libro di cui vi parlavo, Un paese in movimento. Vediamo se la situazione migliora. Sempre così, vi assicuro che abbiamo provato varie volte e funzionava, ma è una legge. Altrimenti chiudiamo e riavviamo in modo che lei possa ricevere la notifica e collegarsi. Scusateci. Andiamo a fare così? Sì, Arena Floreal, Simona Colarizzi, Simona questo lo dice. Forse facciamo così. Se no la richiamiamo un attimo. Sì. Ok, vediamo se... Ecco, guarda, adesso dovrebbe funzionare. Vediamo. Ritorno? Sì. Aspetta, perché ora sono riuscita. Allora, vediamo se adesso ci riusciamo. Eccoci.
solo che io non mi vedo. No, nemmeno noi ti vediamo bene, ti sentiamo, ma vediamo qualcosa di sfocato, forse. No, vedo solo, c'è solo, aspetta, vediamo un momento. No, questo non lo voglio, vediamo. Oddio mio. Interrompi la condivisione del video. No, con, no. No, annulla. Intanto ti sentiamo che è un passo avanti. Sì. Anche... Niente, vedo solo le persone che entrano. E prova, allora, vediamo, eh. Proviamo a ricollegarti, perché è come se si fosse bloccato il video. Tu stai usando... Eh sì, infatti. Cioè, io vedo solo tutte le persone... per esempio Ludovico Steidel che dice la sentiamo bene. C'è qualcosa davanti alla tua telecamera, non è che la devi girare, magari? È semplicemente ostruita, deve vediamo. Qualcosa dalla telecamera. Sì, c'è qualcosa. Eccola. Ci siamo. Non l'avevo girato. Bene, bene. Scusate tutti, io sono molto incapace. non ti preoccupare, ha creato un po' di suspense. Come stai intanto? Come stai vivendo questi giorni? Come li sto vivendo? Li sto vivendo in isolamento come tutti, però è un isolamento fino a un certo punto perché c'è il mio compagno, c'è il mio cane e quindi non siamo così completamente soli, ecco. Meno male, meno male. E come sto vivendo il resto della mia esistenza? Beh... Il resto della mia esistenza è che sì, ogni tanto esco per portare il cane e per andare a fare la spesa, quindi sono molto ligia agli ordini che sono stati dati. Va bene. Ma c'è qualcosa che hai riscoperto, diciamo, durante questo periodo a casa o c'è qualcosa che ti manca più delle altre? No, non direi. Mi manca ovviamente di incontrare le persone, quello sì, perché era anche parte del mio lavoro, di andare, di fare seminari, di fare delle conferenze, di intervenire con delle lezioni. Cioè, tutto questo ovviamente mi manca perché da questo punto di vista ero molto attiva, quindi in questo mi sento. Per il resto, sai, la mia vita poi è qua dentro, cioè in questo studio, e questa è un'occasione per fare anche dei lavori noiosi, sinceramente. In questo momento sto facendo un lavoro che è noiosissimo, ma utilissimo, e sto imparando un sacco di cose. Cioè sto lavorando sugli atti parlamentari. Però sono molto, molto importanti. Io sono sempre stata... cioè, ma sempre molto interessato ad andare poi alla fonte diretta e gli atti parlamentari sono una fonte, sono noiosi sinceramente, però adesso con questo fatto che è quasi tutto online, questo ci dà un vantaggio che quando ero molto più giovane non esisteva proprio, insomma bisognava andare lì, non è, invece adesso puoi navigare ovunque nel Parlamento. Va bene, complimenti a tutti quelli che l'hanno messo in rete. Bene. Senti, allora ci addentriamo subito nella nostra chiacchierata e la prima cosa che volevo chiederti era, abbiamo visto in questi giorni, sembrerebbe forse un ritorno di, appunto, sembrerebbe che questa esperienza un po' abbia unito le persone, no? Cioè, si vedono le bandiere alle finestre, tanti video, hanno girato tanti video di persone che cantavano, anche cantavano l'inno. Allora, io, mentre ti aspettavamo, ho introdotto, insomma, ho detto che cosa, chi sei, ovviamente senza, non ce n'era neanche bisogno, però, insomma, di cosa ti sei occupata e quindi dalla tua esperienza di storica e di, diciamo, storica del Novecento, questo tipo di cose che stiamo vedendo, ci vedi qualcosa, ci vedi più un rischio, un'opportunità? Come lo interpreti? O ti sembra che siano esperienze, insomma, così un po'... Ma ovviamente sono esperienze molto nuove, nel senso che da quello che ho studiato non è mai successo nel Novecento un
qualcosa che, diciamo, in tempo di pace, tra virgolette, ci portasse a essere tutti chiusi in casa o avere un'alimentazione così, così forte, così, intensa della nostra esistenza, dei nostri anche diritti, sinceramente. Quindi questo non è mai successo. Ovviamente è successo in tempi di guerra, ma allora forse non è che c'era anche questo tipo di esplosione di una sorta di allegria, non so quanto spontanea, quanto indotta, quanto voluta psicologicamente, aiuta ovviamente, mentre invece diciamo c'è, sì, c'era. Durante la guerra c'era paura e mestizia, insomma, no? Non c'erano esplosioni di bandiere fuori dalle finestre, perlomeno nel momento in cui cominciano le guerre. Ovviamente queste manifestazioni così c'erano state prima delle guerre, però questa è una prima volta, quindi non ti so dire se questo dipende molto da un bisogno di socialità. E quindi dà un bisogno di cercare qualcosa che consoli, che possa una consolazione collettiva. Secondo me sono manifestazioni veramente molto epidermiche, per cui bisogna capire poi che cosa c'è sotto, insomma. Ma questo entriamo nello psicologismo. Bene, e appunto, in un sondaggio che abbiamo lanciato nella prima diretta, che ormai era 2 settimane fa, a Enrico Giovanni, abbiamo chiesto alle persone di dirci se secondo loro alla fine di questa esperienza saremmo diventati per l'appunto più solidali oppure all'incontrario più egoisti. Perché ovviamente c'è anche questo rischio in momenti di crisi, e in realtà la maggior parte delle persone, il 70%, ha risposto più solidali. Allora, secondo te, la storia delle battaglie, delle conquiste degli anni 60 e 70, che tu appunto hai raccontato nel libro che ho introdotto prima mentre ti aspettavamo, Un paese in movimento, ci può aiutare diciamo, ad avere fiducia nel popolo italiano? Ci può insegnare qualcosa, chi erano quegli italiani? Qualcosa che è un'esperienza che vale la pena ricordare oggi? Ma sai, diciamo, gli anni di cui mi sono occupata, cioè quel ventennio degli anni 60 e degli anni 70, è un ventennio che si colloca nel momento in cui esplode il boom economico, cioè è un paese che si mette in movimento e si mette in movimento. Questo sì, con gioia nel complesso, poi ovviamente non lo si può descrivere solo in termini di gioia, però è tutta una situazione, cioè si è lasciati alle spalle la ricostruzione e la ricostruzione è una ricostruzione dalle macerie, per cui è stata una ricostruzione durissima e dove più che l'allegria c'è un senso di fatica. Certo, c'è anche l'ottimismo, nel senso che è il periodo in cui si fanno più figli, il che significa che si investe molto nel futuro e sto parlando degli anni precedenti al boom, no? Il boom, è il risultato di questi anni, ma che sono appunto, ripeto, anni, non sono anni, di gioia. Sono anni in cui si investe duramente sul futuro, tant'è vero che invece i giovani di cui io parlo nel libro, o l'Italia di cui io parlo nell'ultimo libro, cioè questo ventennio di paesi in movimento, sono i figli del boom, cioè sono quelli che sono stati, che hanno 18 anni, 20 anni, 25 anni e così via. Che sono nati in un dopoguerra in cui veramente la popolazione si è dovuta con durezza però mettere in marcia. Non sono anni, io questi anni, diciamo gli anni fine degli anni 40, non ero veramente ero un bebè, ma gli anni 50 qualche cosa mi ricordo e mi ricordo soprattutto una vita. Non posso dire di sacrifici, casa mia non era una famiglia fortunata, ma sicuramente
di attenzione, di risparmio, di poche cose. Quando si dice ma noi mangiavamo il pollo la domenica, è vero, nelle famiglie benestanti si mangiava il pollo la domenica, che era il massimo di quanto si poteva avere sulla tavola. Perché dico questo? Perché diciamo, la gioia del paese in movimento, perché c'è gioia. E c'è gioia persino negli anni 70, ma questo poi riguarda disperatamente il mio libro. La gioia degli anni 60 è preceduta da qualche cosa, però la guerra è finita, ed è finita, il dopoguerra è finito. Allora, il problema è che cosa dobbiamo fare e come dobbiamo considerare questa fase. È una fase che per il momento è durata 2 mesi, diciamo, grosso modo, poi molto più dura nell'Italia settentrionale che non nel centro Italia o nel sud. Però è una fase chiaramente che ha stravolto le nostre vite. E la parola guerra è entrata molto nei commenti. Sì. E allora a questo punto bisogna capire se noi dobbiamo considerarlo il dopoguerra, e allora lo dobbiamo guardare con un'altra ottica, però. C'è qualcuno che chiede se ci sarà un altro boom, chissà se ci sarà un altro boom fra 9 mesi. Chissà. Può essere, può essere. Basta che non ci siano troppi femminicidi e vediamo un po' se le due cose, cioè se sulla bilancia c'è più amore o più rabbia, insomma, o più violenza. Non è che. Magari avremo un boom di valori, speriamo appunto, che è un po' quello di cui parleremo poi. Il boom di valori, bisogna vedere, anche questo è molto più complicato. Però ecco, l'unica cosa, io non voglio essere pessimista, però diciamo, l'esperienza storica non ti dice che si esce dalla guerra e si è felici. Certo. Ma allora, l'altra cosa che insomma, mi è sempre collegata a quello che tu racconti nel libro, che mi incuriosiva chiederti era, mi colpiva l'idea che questi anni, appunto, gli anni 60 e 70, siano gli anni che noi ricordiamo come gli anni delle comuni, gli anni di appunto movimenti collettivi, e lo sono, però in realtà poi hanno portato avanti. E hanno anche cominciato una fase diciamo, di riscoperta dell'individuo e di istanze anche individuali, no? Allora, cosa è successo nella dimensione collettiva, no? In questo momento, appunto, siamo tutti separati, però siamo tutti collegati e tu dicevi c'è bisogno anche di sentirsi più vicini, ma quegli anni, in quegli anni, cosa è successo al rapporto fra individuo e collettività, secondo te? E anche negli anni successivi, ovviamente, per quanto si può dire. In questi pochi minuti. Beh, se noi guardiamo agli anni 70 e anche alle esperienze che precedono gli anni 70, cioè le grandi occupazioni dell'università, le manifestazioni tutti insieme e poi a poco anche la nascita di primi organismi collettivi fuori da quello che era cioè da quello che erano le organizzazioni tradizionali, per capirci. Per esempio, c'erano i comitati unitari di base nelle fabbriche, studenti e operai che si riunivano e poi l'occupazione dell'università, i collettivi, anche i collettivi femministi che sono stati importantissimi nel percorso verso una liberazione femminile vera e propria. Quindi diciamo sembra, oppure tutte le esperienze, guardi le esperienze italiane, americane o comunque in genere internazionali dei figli dei fiori, delle comuni, dei beat, della generazione beat, eccetera. Tutto ciò sembrava che avesse rafforzato quella che era una dimensione collettiva, ma la dimensione collettiva preesisteva al 68, preesisteva agli anni 60, nel senso che era una società organizzata collettivamente. Poi, diciamo, i ragazzi hanno fatto un loro percorso. Ma era una società, non fosse altro, c'erano i grandi partiti di integrazione di massa, c'erano le grandi organizzazioni dei dopolavoro, le organizzazioni cattoliche, l'azione cattolica, le comunità di base, cioè era già una organizzazione collettiva. Paradossalmente,
L'esperienza dei ragazzi, l'esperienza dei più giovani, che sono esperienze per alcuni aspetti appunto del tutto nuove, paradossalmente là dentro si vengono a poco a cambiare i paradigmi, perché il 68 e tutto quello che avviene esalta poi la dimensione del privato, cioè esalta la persona, non più l'entità collettiva. L'entità collettiva è quasi ormai un discorso ideologico, mentre invece i protagonisti dei movimenti sono delle persone che vivono dentro una società che sta cambiando ed è la società dei consumi. E la società dei consumi non è collettiva, è individuale, perché i consumi a poco che si attinano parlano all'individuo, non parlano più alla collettività. E poi c'è un altro elemento da mettere in rilievo, cioè è l'elemento che spezza da qualche punto di vista anche il discorso di solidarietà collettiva ed è il fatto di avere altri mezzi di comunicazione, in cui non c'è più bisogno di stare tutti insieme per poter collegarsi. La televisione da questo punto di vista è stata dirompente, no? La televisione è un consumo privato. E anche il fatto di forse anche il fatto che è una generazione giovane che si mobilita, è un paese giovane il paese in movimento, non solo per gli studenti. E i giovani vivono appunto nel boom economico, vivono nel mondo dei consumi e vogliono quello. È un problema che il loro protagonismo non è più un protagonismo collettivo, è un protagonismo individuale. Se noi andiamo a vedere le manifestazioni a livello di 68, di occupazione delle università, è una serie di leaderini che nascono, no? C'è un discorso di tanti piccoli leader e non è più la dimensione collettiva, già allora. Questo è molto, molto interessante, hai toccato tutta una serie di punti che poi appunto mi volevo approfondire e uno è proprio quest'idea del consumo e diciamo si è anche sentito molto in queste settimane molta gente che diceva questa occasione, cioè questa esperienza, questa crisi è un'occasione per ripensare appunto i valori che stanno alla base della nostra società e che sembrano ormai essere sostanzialmente appunto il consumismo, il successo, la ricchezza e forse è uno shock utile per ripensarli e per insomma, cercare di andare oltre. Tu che ne pensi? Stiamo sempre di nuovo a una visione ottimista e a una visione che lo storico tende a rendere un pochino più pessimista, non tanto perché io non pensi che noi usciamo da questa emergenza, da questa crisi, solamente se ripensiamo effettivamente il modello in cui il modello che ci ha accompagnato in tutti questi anni, direi in questi ultimi, diciamo, 30 anni. 30 anni, 35 anni, insomma. Su questo io sono convinta che si ne esce solo così. Il problema, di nuovo, è quello dei tempi. Quanto tempo ci vuole a convertire dei valori? E allora mi rifaccio sempre all'esperienza storica e soprattutto in questo caso del libro che ho scritto, che mi ha interessato proprio ogni volta che io scrivo un libro, mi interessa capire veramente come va a finire, ecco. E quindi c'è questo fatto che anche, diciamo, anche allora, quanto ci è voluto a cambiare il modello? Perché il modello che viene cambiato, ci sono voluti quasi 20 anni per cambiare quella che era la vecchia Italia. Pensiamo adesso un momento alla vecchia Italia, no? La vecchia Italia non si ferma ovviamente agli anni 40 e 50, la vecchia Italia precede, è una vecchia Italia che in un certo senso possiamo avvicinare l'Italia degli anni 40 e 50 all'Italia fascista, no? All'Italia del ventennio, 20 e 30, 30 e 40.
Beh, ci sono voluti appunto 20 anni per cambiarla. E per cambiare significa anche per avere un approccio sul nuovo mondo, per assorbire i nuovi valori. Pensiamo anche a tutte le resistenze che ci sono state per assorbire questi valori e le resistenze che possono nascere oggi se si vuole veramente cambiare questo modello. Questo però ci porta te la faccio io una domanda, ci porta ai giovani, perché allora negli anni 20 e negli anni 60 e 70 il testimone l'hanno portato i giovani, sono i giovani che hanno fatto tutte le rotture, anche di schemi valoriali, appunto. Cambiano gli schemi valoriali, poi magari diciamo sono finite nell'individualismo cattivo, cattivo, ma poi non è così, nemmeno così cattivo, insomma è un'evoluzione, non ci si può diciamo contrapporre alle evoluzioni. Però le resistenze sono state tante e anche oggi ci saranno resistenze di ogni tipo e già si vedono. Non è che non si vedono, perché già quello che noi abbiamo vissuto fra chi diciamo, cercava un modello solidaristico, un modello cosmopolita nel senso vero del termine, non voglio parlare di globale perché ormai odio la parola, è stata troppo abusata, però diciamo, una spinta a dire ma questa è un'occasione, il mondo che si evolve così, è un'occasione per ritrovarci tutti, per essere tutti più cittadini del mondo. E invece quante resistenze ci sono state? Quanti problemi sono stati sollevati e hanno trovato resistenze? Basta parlarne uno, no? E sai benissimo che cosa voglio dire. Insomma, pensa alle resistenze che ci sono nel discorso dell'ambiente, nel discorso dei migranti, nel discorso pure persino della sanità. Certo. Quindi, insomma, lo storico deve invitare a non pensare che si volta pagina senza costi. Arrivano tante domande, io non voglio sfuggire alla tua, quindi mi assumo in quanto trentenne in piccolissima parte la responsabilità e penso che sia giustissimo. Poi una delle domande era... appunto, se tu pensi che è una cosa difficile ancora da capire se internet unisce o divide di più, no? Perché poi, come dici tu, credo l'importanza di unirsi fisicamente rimane comunque, quindi internet aiuta, ma chissà poi se appunto se come. Internet è fantastica, è tutto quello che ci mette a disposizione la tecnologia. Non fosse altro, io e te ci riusciamo a vedere e a parlare, non parliamo solamente io e te, perché tu ricevi messaggi e io ricevo messaggi, e quindi abbiamo creato un rapporto e una relazione. E quindi come si fa a dire no, internet? Ho prima fatto l'elogio di internet per i benedetti atti parlamentari. Cioè, è evidente che la tecnologia ci dà dei vantaggi straordinari e questo veramente per i più giovani che non lo possono sapere, diciamo, l'esperienza di chi è meno giovane e che non sapeva nemmeno, e alla sua epoca non aveva nemmeno il fax, è chiaro che è qualcosa di splendido. Poi, come al solito, non è che si può mettere sul trono o sul governo la tecnologia, anzi. Questo è forse uno dei maggiori pericoli perché la tecnologia va governata. E questo è uno dei problemi, per esempio. Certo, tra l'altro è un tema molto attuale, no? Visto che appunto con tutte le proposte che arrivano, con tutte le notizie che arrivano sull'utilizzo della tecnologia anche in questo momento per aiutare a mappare i nostri movimenti, a controllare, quindi vedremo cosa succederà. Però volevo farti un altro po' di domande che sono arrivate. Una era da Floriseo che ti chiedeva cosa ne pensi del movimento Fridays for Future, parlando appunto
del momento attuale, Scusami, dove... non ho sentito, mi sono distratta un momento. Del Di movimento? Fridays for Future, del movimento ambientalista Fridays for Future. Ci senti ancora? Ah, sì, scusami, sì, era un momento che non mi si era appannato. Penso che sia una cosa importantissima, forse, a mio giudizio, forse è l'unico movimento in questo momento ad avere la forza espansiva, cioè la forza per rafforzarsi. Tutti gli altri movimenti che sono comparsi negli ultimi 15 anni, diciamo, 20 anni se vogliamo, non hanno dimostrato di avere una capacità aggregativa e soprattutto una capacità di durata. Scusami se io insisto tanto sul discorso del tempo, però il problema della durata è fondamentale per capire. Allora, da quello che io capisco, il movimento ambientalista e comunque il movimento per il questo movimento ambientalista è un movimento che parte da molto lontano. E quindi partendo da molto lontano ha cominciato a mettere delle radici. Ora questa espansione che c'è, ed è un'espansione determinata anche dal deterioramento progressivo, proprio perché è da tanti anni che si è radicato e nulla è stato fatto. Come il movimento ambientalista ha ovviamente un nemico. E lo ha sempre avuto fin dalle origini, mi pare. Poi ti dico perché sto cercando di capire bene di che si tratta, perché ho qui davanti a me un libro che poi consiglio alla fine di leggere. Perché il suo nemico è proprio il modello di sviluppo industriale vecchio. Questo è il suo nemico. E non è mica poco, e lo è sempre stato. Però, di nuovo, le tecnologie, la globalizzazione, va anche governata e indirizzata in alcuni modi. Qualcuno ci chiedeva anche appunto su questo, qual è il tuo consiglio alle nuove generazioni per vincere le resistenze che ci sono al cambiamento? La partecipazione, naturalmente, la curiosità, l'interesse, il tentativo di unirsi, tutto quello che diciamo va a creare un movimento. Il movimento, in questo io continuo a considerare che la lezione di Alberoni sia una lezione rimasta valida, cioè il movimento è uno stato nascente, più rafforzi questo stato nascente. E più questo movimento ha la capacità di espandersi. La nuova generazione, la generazione tua o di altri ancora più giovani di te, è una generazione anche lì molto divisa, perché non è che sono tutti a muoversi, però ci sono delle punte dei giovani più consapevoli, dei giovani punte anche che dobbiamo anche distribuire geograficamente, perché il movimento ambientalista non è limitato e non può essere limitato all'Occidente. Certo, anzi. Cioè, adesso in parte è una difficoltà, ma in parte è un grandissimo vantaggio, naturalmente. Cioè, tutti i movimenti che noi abbiamo studiato, che io comunque ho studiato, sono i movimenti del passato, sono tutti movimenti che hanno un carattere internazionale. Lo è il movimento degli anni 60, lo è il movimento degli anni 70, lo sono i movimenti ancora più antichi, no? Sono tutti animati da giovani, anche questo bisogna dirlo. Cioè il movimento è per sua natura giovanile, perché sono i giovani che inventano il futuro. E sono i giovani che rifiutano il vecchio mondo per crearne uno a loro immagine. Sono tutti, sono però tutti, diciamo, cronologicamente negli stessi tempi, e però tutti quelli che perlomeno
diciamo, hanno marcato la storia contemporanea, sono tutti limitati alla sfera occidentale. Lo sono quelli dell'inizio del Novecento, lo sono anche del metà Ottocento, naturalmente, inizio del Novecento, lo sono i movimenti fascisti degli anni 20 e 40, lo sono i movimenti del 68, eccetera. Hanno una dimensione internazionale. Adesso dovrebbero avere una dimensione globale, perché la vera scommessa del movimento ambientalista è questa. Senti, arrivano tantissime domande e provo a fartene qualcuna, sono tutte collegate. C'è qualcuno che... Allora, intanto sì, ti volevo chiedere, questa mi sembrava anche molto interessante, il movimento, dice Camio 77, il movimento parte da una necessità. In questo mondo, appunto, da quale necessità potrebbe partire oggi in un mondo così ricco e pasciuto? Ovviamente... il nostro, perché poi ci sono anche tante realtà che non sono così, no? Così ricche e agiate. Però, appunto, cosa ne pensi? Cioè, pensi ci sia bisogno di una necessità, di una molla anche di necessità economica, o insomma, per dar vita al movimento, ai movimenti, oppure non necessariamente? Che ne pensi? Ma non è tanto la molla economica, sai. Il problema non è la molla economica, il problema è la ricerca della propria identità. Nel senso che per questo poi i movimenti sono giovanili. Allora il giovane che dice: ma qual è la molla per cui io mi devo mobilitare? Ti devi mobilitare perché sei soddisfatto dell'identità che ti è stata in qualche modo trasmessa dai tuoi, sei soddisfatto del mondo in cui vivi. Sono grandi parole, sono quei grandi problemi che solo quando uno è un ragazzo si pone, poi via via non se li pongono più. È il problema di dire perché io vivo, cioè andiamo proprio al succo, ma io non sono uno psicologo né uno psicanalista, per Certo. cui è evidente che c'è un problema diciamo, di dover crescere, per avere una propria identità. Devi guardare il mondo che ti circonda. Poi alcuni sono molto più passivi, no? Ricevono un'identità, però c'è un altro elemento che può scatenare. Per esempio, questo, il coronavirus può essere scatenante. Cioè, ci sono sempre dei momenti della storia che marcano un passaggio e che la generazione dei più giovani non può rimanerne completamente freddo di fronte a questo. È qualcosa che dovrebbe teoricamente smuovere per primo i giovani. E i vecchi o le persone più anziane tendono a conservare quello che hanno. I giovani se lo devono costruire. Magari non gli piace molto quello che vogliono costruire, o magari sanno che non potrà essere come quello dei loro genitori, perché è cambiato tutto. Beh, mi sembra bellissima l'idea del movimento come ricerca di identità. Mi sembra una cosa, insomma, molto Ah, beh, illuminante. su questo, Antonia, non c'è problema, è chiaro che si muove, cerca, è l'homme qui cherche, no? È l'homme qui cherche, è un giovane, ovviamente. E tu ci raccontavi anche come altra, appunto, molla del movimento al Festival di Storia di Napoli, che credo sia stato uno dei ultimi festival che si sono fatti prima che ci isolassimo tutti. E ci hai raccontato anche una parola che mi ha colpito molto, che raccontavi è stata un'altra molla importante e che mi faceva riflettere rispetto all'oggi, che era quella molla per, appunto, scendere in piazza, protestare e combattere per qualcosa che era quella della delusione, no? Hai usato questa parola, il tradimento e la delusione. Allora, volevo chiederti di spiegarci un po' che cosa intendevi e come la vedi rispetto all'oggi. Beh, è una domanda che si riallaccia, diciamo, alla ricerca dell'identità. È chiaro che se, e per questo dico è importante
che ci sia stata questa emergenza e che ci sia questa emergenza. Perché il problema è che è difficile tornare come prima. Allora, che cosa crea il tradimento e perché si sentono traditi i giovani? Perché gli è stato detto: il mondo va così e sarà così e tu sarai felice e tu avrai questo e tutto andrà bene. Ecco, e invece poi a un certo punto i giovani si rendono conto che non è così, che quel mondo, diciamo, il mondo. E insomma, è il discorso della favola. Da piccola tu ascolti, da piccoli uno ascolta le favole, no? E le favole sono sempre bellissime, anzi alcune sono molto crudeli, ma comunque, diciamo, in genere dipingono un futuro che è il futuro, un bel futuro. Tutto va bene, tutto alla fine tu passi attraverso degli eventi e poi alla fine tutto va bene. No, sono favole. E quando il giovane si rende conto che non è vero che il mondo va bene, il mondo non va bene perché ci sono ingiustizie, perché ci sono guerre, perché ci sono i virus, perché allora dici no, momento, allora questo mondo io lo voglio cambiare. E lo voglio cambiare ed è colpa tua. Che sia questa. A me mi ha colpito molto la frase di Greta Thunberg all'ONU: non vi perdoneremo mai, cioè non vi perdoneremo mai perché avete sprecato queste ricchezze che sono anche nostre. E questo vale per l'ambiente, ma vale per tante altre cose, no? Non vi perdoneremo mai perché avete detto che gli uomini sono tutti uguali e poi non è vero. Non vi perdoneremo mai perché avete assicurato che nessuno avrà più fame e invece hanno fame. E questo mondo va cambiato. Infatti questa era un'altra domanda che volevo farti e qualcuno ci ha anche fatto una domanda simile. Quali sono i valori secondo te? Allora, qualcuno ci chiedeva, c'è un valore intanto per cui si è combattuto e che si è radicato secondo te, che è un buon esempio di valore che si è radicato nel Novecento nella nostra società o a livello globale? E quali invece sono? Ci sono dei valori secondo te o delle idee per cui si è combattuto nel Novecento che invece non si sono radicati e per cui bisogna ancora combattere? Va bene, dunque, io continuo a pensare che i valori costituzionali, cioè i valori scritti nella Costituzione, siano un messaggio valido anche per il futuro. E quindi questi valori non li metterei assolutamente in discussione, anche se poi il problema è, in concreto questi valori, punto interrogativo. La nostra Costituzione ha posto una serie di valori che poi però in concreto non si sono attuati. Adesso penso, per esempio, voglio pensare solo un momento alla condizione femminile, no? La nostra Costituzione ha proclamato alcuni valori. Questi valori non sono stati, diciamo, concretizzati. L'altro problema, e quindi però rimangono dei valori dell'eguaglianza maschio-femmina, dell'eguaglianza di retribuzione, dell'eguaglianza di fronte alla legge, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quanto ci è voluto per aggiornare, non fosse altro, i codici e per cercare di mettere da parte un codice Rocco fascista? E la Costituzione è del 46-48, il codice fascista è stato eliminato in Italia nel 1975. E solo parzialmente. Quindi, però questi valori restano e come vedi si può ancora fare riferimento a questi valori. Quali sono i valori del Novecento che non sono stati, a cui non si può e non si deve fare riferimento? Beh, intanto diciamo le cose più ovvie non le dico, no? I valori dei totalitarismi non sono nemmeno dei valori, per cui questa è un'ovvietà che non è che si può rimpiangere o cercare di far rivivere i regimi totalitari, ma nemmeno i regimi autoritari. Non. Andando più in concreto, quello che, e quindi legandomi un po' al discorso, ai tanti discorsi di oggi, anche politici, io vorrei ricordare a chi
a chi, diciamo, vuole ritornare ad esaltare i valori nazionali, che fa benissimo ad esaltare i valori nazionali. Però attenzione, perché i valori nazionali non devono significare i nazionalismi. I valori nazionali, intesi come valori di libertà e di una cittadinanza comune, vanno benissimo, ma bisogna ricordarsi che due guerre mondiali sono state combattute in nome dei nazionalismi, che sono stati anche imperialismi, che sono stati anche colonialismi. Anche questo, una memoria storica un po' più, diciamo, affinata, dovrebbe ricordare che noi siamo usciti, noi europei, siamo usciti dai colonialismi solamente negli anni 40 e 50, e non tutti, perché bisogna arrivare agli anni 60 per andare ai colonialismi del continente africano. Questi sono valori che hanno proclamato gli europei, per cui ci hanno combattuto. E questi valori ovviamente no, dovrebbero essere, diciamo, ormai superati, banditi. Non si può giocare molto sui valori della nazione, perché la nazione è una cosa serissima, importantissima, l'identità nazionale è una conquista. Ed è una conquista però che si fa nella libertà, non si fa contro altri e soprattutto non si fa opprimendo altri o chiudendo altri fuori. Certo. L'identità nazionale è una cosa seria naturalmente perché consente il fatto di sentirsi oltre che cittadini del mondo di avere le proprie radici. Che sono anche quelle importanti, no? Recidere le radici non è mai una strada che può portare lontano, porta molta sofferenza, sa, recidere le radici. Ecco. E quindi questi sono valori che vanno tutelati, ma soprattutto, diciamo, declinati in modo corretto. Assolutamente, no, ma infatti si spera che l'identità nazionale, le proprie radici possano in qualche modo non entrare in competizione, ma no, essere parallele a un senso di identità anche più globale, Ma sono soprattutto. la nostra ricchezza, sono Certo. una ricchezza che è inalienabile e quindi importantissima. È come una ricchezza culturale, innanzitutto. Non è una ricchezza geopolitica, no? Non ha nessun senso. Però è una ricchezza culturale da rivendicare, così come è una ricchezza culturale la lingua, così come è una ricchezza culturale la letteratura, che proprio perché è una ricchezza culturale è mondiale. Certo. È nazionale e mondiale, insomma, questo è un concetto che non riesco a capire perché poi deve essere distorto in un discorso di nazionalismi che sono un altro tipo, un'altra dimensione del nazionale. Senti, ci avviamo alla fine, però volevo chiederti un altro paio di cose, poi se ci sono altre domande, ecco, arrivano ancora domande, ma intanto ti volevo chiedere di ricordare, perché mi sembrava interessante, visto che si parla sempre di quegli anni, degli anni 70, mi raccontavi l'altro giorno per telefono, il Servizio Sanitario Nazionale no, viene creato nel 78. Su Sì. che valori? Cosa c'era prima? E appunto, come. Mi sembra utile ricordarlo, no? Come viene creato. Viene creato in realtà, però una riforma sanitaria risale agli anni 60, ai primi anni 60. Ed è tutto, diciamo, è tutto collegato, non c'è solo la riforma sanitaria, c'è anche la riforma della scuola. Sono due elementi, scuola e sanità, in cui avviene una vera e propria rivoluzione culturale di nuovo. Sia la scuola che la sanità erano, in qualche modo, erano ancora all'interno di una visione ottocentesca, se non addirittura settecentesca. Vale a dire, era una visione che caritatevole sia della scuola che della sanità. Non so se sia perfetta la parola caritatevole, ma comunque erano tutte, diciamo, organizzazioni di carità, organizzazioni di beneficenza, in cui il bisognoso
doveva essere accudito per una questione morale, per una questione etica, non perché ne avesse diritto, non perché, diciamo, la torsione che avviene, la torsione valoriale che avviene sia per la scuola che per la sanità, è proprio l'idea che è lo Stato che deve provvedere ai cittadini. Qualunque sia la loro condizione, qualunque sia la loro appartenenza sociale, non ci sono, non dovrebbero esserci cittadini di serie A e di serie B. Le esigenze sanitarie in questo caso, è lo Stato che se ne deve fare carico, non deve aspettare un'iniziativa religiosa o privata. Mi sembra che avevo accennato l'altro giorno parlando che gli ospedali avevano come personale infermieristico, era un personale ecclesiastico in gran parte. Ora, meritevoli per carità, benemeriti sicuramente, però quello che è entrato nel discorso ed è entrato nella mentalità e ha cambiato appunto il paradigma, è l'idea che invece era lo Stato che si doveva fare carico del cittadino. Questo è fissato dalla Costituzione ed è una vera e propria rivoluzione che avviene appunto negli anni 60, 70, poi c'è il Servizio Sanitario Nazionale, poi cominciano le prime USL, le unità sanitarie locali che poi cambieranno, eccetera, eccetera. Cioè è lo Stato che si fa carico ed è un carico pesante da quello che abbiamo capito via via che il tempo passava. E non sempre un carico che viene portato a termine. Ti ringrazio per questa, mi sembra utilissima, piccola, insomma, ricordo e lezione. Ti volevo fare quest'altra domanda che è arrivata e mi sembrava interessante, poi ci avviamo alla chiusura. C'era qualcuno che chiedeva, per cambiare serve anche lo spirito di sacrificio. Esiste ancora questo spirito? Scusami, meno in fretta. Per cambiare serve anche lo spirito di sacrificio. Esiste ancora questo spirito di sacrificio, secondo te? Non lo so se esiste ancora, punto interrogativo. Non lo so, non lo so. Soprattutto penso che in parte nelle persone molto anziane esiste. Tant'è vero che il discorso di dire ma poi alla fine gli anziani sono quelli più esposti e forse anche sono quelli che hanno perduto in maggior numero l'esistenza in questa vicenda molto dolorosa del coronavirus, sì, uno spirito di sacrificio ce l'avevano evidentemente, nel senso che poi li abbiamo visti all'opera. Forse non c'è un anziano che non abbia un nipote, un figlio o qualcuno a cui accudire in questo periodo, oltre ad essere poi accudito, forse, e non sempre. Quindi il problema è, non lo so se esiste ancora in alcuni giovani sicuramente, poi sai, queste generalizzazioni è difficilissimo farlo, certo, il problema dello spirito di sacrificio è anche un problema legato appunto al modello di esistenza, al modello di consumi, al modello che vede una popolazione come non lo era negli anni 40, negli anni 50 e nemmeno negli anni 60. Gli uomini hanno un forte spirito di sacrificio e questo investe quanto lavorano, quanto vogliono invece, quanto sono cambiati. Le donne, sicuramente le donne hanno maggiore spirito di sacrificio degli uomini, questo diciamo è palese, credo che sia anche, ci saranno anche delle statistiche, ma sono in genere le donne che accudiscono, no? E quindi questo significa spirito di sacrificio. E se poi lo spirito di sacrificio significa sacrificare dei piaceri, questo è molto rivolto ai più giovani, non so se c'è, se si Commenti può erano negativi. rinunciare. Come? I commenti erano quasi tutti che no, non esiste nei giovani. Quindi... Ah, vabbè, ma come sono pessimisti da questo punto di vista. Infatti, Eppure spetterà loro, avere lo spirito di sacrificio.
Io da giovane, spero di sì, penso che dipenda anche molto dalle condizioni, cioè che esca fuori nei momenti in cui viene richiesto, no? In cui uno veramente sente di, cioè collegato anche a, è collegato allo spirito di sopravvivenza, da una parte alla fiducia, no? Come dicevi, cioè alla fiducia che si possa cambiare e anche a come, insomma, mi sembrava molto, appunto, molto bella l'idea di una ricerca di identità, di una ricerca.